Signore e signori, bentornati sul mio canale. Qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 2023, pronti per scendere in pista. Ci stiamo già andando, signori, perché è la sprint del Gran Premio del Brasile. Siamo ad Interlagos ed è la terz'ultima gara della stagione. Nel passato, nell'episodio scorso, nel passato episodio, nella passata gara, siamo arrivati davanti a tutti e ci siamo laureati campioni del mondo a livello di campionato piloti, signori. Adesso bisogna concentrarsi sul campionato costruttori. C'è la sprint, quindi sono punti in più che possiamo andare a guadagnare. C'è ovviamente poi la gara completa e poi mancheranno Las Vegas e Abu Dhabi. Ma andiamo a vedere come sono andate le qualifiche, e signori. E anche il buon Sainz bisogna tenere d'occhio perché servono anche i suoi punti. George Russell ha chiuso le qualifiche. Nostro acerrimo rivale per questa stagione, oggi, Russell parte in pole. Accanto a Max Verstappen. È stata una qualifica abbastanza tostarella. Il resto della griglia. Hamilton. Hamilton Sainz. È lì e Sainz è lì e noi siamo lì, Norris, signori. Siamo lì tutti Leclerc, attaccati in due decimi e mezzo. Liam Lawson, Albon, Gasly. E via tutti gli altri. De Vries, inguardabile. Ma la Ferrari in generale. Ocon, Theo Pourchaire, Stroll. Giusto Bottas, per far vedere un po' tutti come sono andati. Là in fondo, Besti e Hulkenberg. Le ultime gare non sono. Andiamo avanti, signori. Andiamo avanti. Andiamo in pista. Andiamo okay, a vedere questa sprint nuvolosa. Questo è l'assetto, signori. Il nostro classico assetto per Miami, che ormai è nostro amico fidato. E vediamo un po' come andrà questa sprint. Pronti? Pronti? Vai, let's go. Attenzione, Verstappen parte male. Piantanti, attenzione a Sainz che prova anche su Lewis. Dobbiamo inchiodare un po' e... Mamma mia Sainz, che partenza. Supera un Verstappen addormentato. Siamo all'esterno che è meglio. Merda. Russell prova già a scappare, approfittando della bagarre che c'è stata qua dietro. Bravo Sainz però a fare questo doppio sorpasso. Adesso le inchiodate di Lewis. Ok, adesso concentriamoci per sì, il vai resto tranquillo della gara. Abbiamo stagli incollati. Difficile perché non abbiamo velocità noi, eh. Ah, non ho guardato la benzina, cacchio, è vero. Abbiamo forse un po' troppa benzina. Attenzione però, la scia, l'ERS. Facciamo vedere nei specchietti. Per distrarlo, confonderlo, farlo sbagliare, ma... sarà molto difficile qua in Brasile. Anche se è qua il nostro punto, signori. È qua che guadagniamo. Dentro di cattiveria su Lewis Hamilton. Sorpasso di una cattiveria inaudita, ma è giusto così e siamo davanti, signori, sia alle Mercedes. Cioè, a Hamilton più che altro. E così dovremmo, credo, guadagnare più punti delle Mercedes. Però stiamo concentrati, porca di quella puttana, che sennò un attimo che ci risorpassa Lewis. È importante per la gara questo, signori. E infatti occhio a Lewis. Andiamogli d'interno. 1.7816 giro veloce di Russell. Potrei usare il DRS. Ricorda però che è consentito occhio solo Lewis all'interno nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Mamma mia, abbiamo chiuso la porta in faccia. Stiamo finendo anche l'ERS. Non siamo i più veloci in pista e credo che non lo saremo per tutto il weekend. Abbastanza difficile oggi, eh. È una pista in cui siamo molto favoriti, per quanto questo settore, questo pezzo di settore ci fa guadagnare un po'. Abbiamo carburante a sufficienza però poi perdiamo per altri 5 giri.
negli altri due. Infatti, Fuxia nel secondo settore, abbiamo DRS. Ce l'abbiamo. Carlos ce l'ha anche lui. Non ce l'ha. Attenzione. Giro veloce, signori. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Uno 7103. Guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. E adesso ha anche Sainz il DRS. E allora può diventare una sfida 3 Fuxia nel primo settore. E allora occhio. Ovviamente non possiamo essere aggressivi come su Lewis, perché insomma è Sainz. Ci interessa portare a casa tutte e due le auto oggi. Lavoro di strategia, lavoro di squadra per il campionato costruttori. Ricordando anche di un campionato abbastanza sfortunato per Sainz, tra ritiri e bug clamorosi, tipo quello di Silverstone dove ha tagliato palesemente il traguardo ma l'ha andato per ritirato. Ok, ancora ci stiamo chiedendo il perché, però non riesce ad andare a prendere Russell, e quindi qua bisogna capire se ne ha Sainz o non ne ha, perché se non ne ha ci mettiamo noi ad inseguire. Cerchiamo di capire, ma siamo molto vicini, qua siamo molto vicini, troppo vicini, molto vicini, troppo vicini. Troppo vicini, molto vicini. Va bene anche così. Oh, riusciamo a tenere la posizione su Hamilton. I rischi, signori. Derapata clamorosa. Merda. E niente, ci accontenteremo del terzo posto, mi sa. Mamma mia che rischio, signori. È rischioso tentare il sorpasso lì, in quella curva lì, perché dobbiamo dar gas molto prima per cercare di... Merda, non ho cambiato la marcia. No, Lewis ci prova dentro. Sei all'ultimo giro. Con calma. Ce la riprendiamo la posizione. Ho dimenticato di cambiare marcia. Vai all'interno, bravo, copri l'interno. Giusto così. Abbiamo carburante sufficiente. C'era anche Verstappen in agguato. Sainz è incollato a Russell, ma non riuscirà a superarlo sicuramente. Mamma mia, signori, i rischi clamorosi che ci siamo presi, però non è finita perché qua dobbiamo avere abbastanza vantaggio per non farci superare prima del traguardo, prima della bandiera a scacchi, alla stretta la curva. Occhio a Hamilton al photo finish. Sì, siamo sul podio, ottimo lavoro. Sì, sì, ma che fatica. Si è impegnato tanto per tutto il weekend e questa fatica, è la migliore ricompensa possibile. Mamma mia, signori. Rischio clamoroso. Però va bene, la sprint ci sta. Partiremo comunque dalla terza casella per la gara. Si accorcia la classifica tra la prima posizione e gli inseguitori. Sì, perché sono 13 punti. No, sono 13 punti pari. Sintonizzatevi domani perché saremo in diretta per commentarvi tutta la gara. Eh sì, signori, quindi la classifica dice 70 punti di distacco la Mercedes. Ma credo che avremo un match point. Credo di sì. Match point già. No, perché ne mancano altre due di gare. Quindi non è detto. Non è detto. Va bene, andiamo avanti. Pronti, signori, per diamo buttarci in gara. Di partenza. Gara completa. Sarà vediamo George se c'è qualche Russell sorpresa. Russell, Sainz. Poi ci siamo noi. Poi Hamilton. Carlos Sainz completa la prima fila.
sopra i rischi della sprint qua, della signori, bisogna essere un attimo più cauti perché i punti a disposizione sono tanti. Quindi è un attimo distruggere Perez, tutta la gara. Norris, va bene, via via gli altri, De Vries decimo. Va bene, allora, signori, solito assetto, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere per la sprint, ma è il nostro assetto di Miami. Penso di avervelo fatto vedere. Questo è l'assetto. Allora, a livello di strategia, signori, andiamo a vedere che cosa ci propongono. Non abbiamo altre alternative perché, cioè, quella su misura non ce l'abbiamo perché non abbiamo fatto ovviamente le prove libere. Io direi di stare più cauti con le gomme e fare un 8. Signori, sapete che quasi quasi vado a fare una strategia alternativa. La prenderemo in quel posto per colpa di una safety car, sicuramente. Però quasi quasi ce la giochiamo così. A livello di benzina, 1,4 in più, siamo sicuri? Io ne dubbio, signori, vado di... Sapete che vado di 2 giri e 3 in più? Perché ho paura che sia un po' fallato. Non avendo fatto appunto il programma nelle prove libere, credo che sia un po' così. 2 giri e mezzo, dai, proprio per essere sicuri sicuri. Va bene, andiamo di strategia alternativa. 18, no, aspetta, cosa ho fatto? 18, 9, ah no, sì, 18, 18, vai. Va bene, pronti? Via. Parte male Russell, parte così così Sainz. Che ci tira una sportellata clamorosa. Poi abbiamo uno spunto migliore in curva 2, mamma mia. Subito bagarla, l'alettone è leggermente danneggiato. Sainz non ci sta e ce lo fa vedere subito. E adesso però siamo davanti, signori. Non dico che così può essere finito il campionato costruttori, ma quasi, insomma, dovesse finire così, ma non finirà così, lo so già. Ma cosa succede, signori? Abbiamo visto che Sainz è bello incattivito. Forse non gli è piaciuto il rischio che ci siamo presi nella sprint, ma alla fine non abbia fatto nessun danno a lui, nessun danno a noi, nessun danno al team. Questa è una brutta curva. Andiamo a mettere preparazione danno ala, no, così nel dubbio non ce la cambiano. Eccolo Carlos all'interno. Vediamo se ce ne tira un'altra di sportellata. Occhio a sti marciapiedi. E occhio a fare questa bagarre interna perché è un attimo che arriva Russell. Occhio Carlos. Oh! Costretti ad alzare il piede per Carlos che di nuovo non ci lascia spazio. Allora signori, mettiamoci un attimo qua dietro. Ad aspettare un momento magari opportuno per... È vero anche che non dobbiamo perdercelo perché il DRS è un attimo che ce lo perdiamo. Tra l'altro occhio non essere attaccati anche da Russell. C'è un po' di scia adesso, buon Carlos. Ottimo. Possiamo usare il DRS, DRS è disponibile. Russell, giro veloce. Sarà una bella gara combattuta, mi sa, eh. Facciamo sempre vedere azioni di disturbo. Carlos che tira le solite inchiodate. Guardalo sto maledetto. Oh! Rischio clamoroso di perderla. Ediers, i nostri migliori settori siamo riusciti a farli, ma nonostante
le difficoltà. Occhio a Russell che è vicino anche lui. È un continuo a rubarsi il giro veloce qua, inchioda tanto Sainz. Giro veloce ce l'ha ancora Russell che non molla e anzi è più vicino a noi di quanto noi lo siamo a Sainz. Difficile trovare spazio, dobbiamo stare vicini all'ultimo settore per attaccarlo in curva 1. Ricordandoci anche che noi abbiamo gomma media. Piano che qua si rischia sempre di volare l'erba. Usciti molto bene, molto bene, molto bene. Molto bene. Prima ancora del DRS, ci proviamo. Oh! Ma che cazzo! Devi cedere quella posizione, hai eseguito un sorpasso irregolare. Sì, sì, irregolare, ma poi guarda come ce lo facciamo, sorpasso. Sto pezzo di merda di Sainz adesso che verrà attaccato da Russell, ed è giusto così. Madonna, oh, sto Sainz. Il boost che gli abbiamo dato non era ritmo o cose. No, no, il boost in cattiveria gli abbiamo dato. Ha scelto le maniere forti Sainz e gli abbiamo dato le maniere forti, ed è così che si fa, gli si fa vedere perché noi siamo campioni del mondo e lui no. E adesso ha perso tanto e verrà attaccato sicuramente da Russell. Oddio, se l'è staccato un po' da, a 6 decimi Russell. Quindi mi sa che Sainz comunque il ritmo ce l'ha. Mamma mia signori, che rischi. Inizia il sesto giro con brividi, lotte serrate, praticide. Adesso vediamo se abbiamo più ritmo di Carlos. 1,7 di stacco. La finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Giro 10 signori, non si ferma Sainz? Non si ferma Sainz, quindi si fermerà al giro 11 o si fermerà con noi? Però non si fa così, Carlos. Dobbiamo guadagnare punti, non perderli. Gara sotto controllo, abbiamo stampato il giro veloce appena ci siamo liberati di Sainz. 1.8.064 per dimostrare a tutti che siamo sempre noi i piloti più veloci in pista, c'è niente da fare. E a tal proposito, volevo approfittarne anche per parlare un po' di Formula 1 24, perché signori, volevo chiedervi un parere su cosa andare a fare nel prossimo F1 24, appena avremo le mani sul gioco, perché l'idea era quella di fare una carriera pilota, non My Team, perché uscirà F1 Manager 24 con la possibilità di creare il nostro team, quindi diciamo che si invertono un po' le cose mentre facciamo la nostra sosta. Continua Carlos, continua mentre si ferma Russell. E quindi signori, l'idea era quella di fare una modalità carriera su F1 24, ma ho il dubbio atroce di partire da una F2 o direttamente da una F1. Signori, ditemi voi nei commenti, datemi dei consigli, perché sarebbe anche con il treno bello utilizzare, sfruttare ogni tanto anche le Formula 2, per quanto ovviamente sarebbe magari un inizio un po' lento partendo dalla F2, poi ci ritroveremmo a dover aspettare magari una stagione, presumo non intera, però una stagione o mezza stagione prima di vedere le Formula 1, con anche magari la possibilità di qualche cambiamento a livello di mercato, un po' questa la di mercato o di forze in campo, che ne so, magari passata la prima stagione in F2 troviamo la Ferrari nelle retrovie
non lo so, la Mercedes davanti a dominare, non lo so, con qualche cambio di pilota, quindi sarebbe un po'... è questo il pensiero che mi fa storcere il naso. Quindi non so, datemi anche voi dei consigli, se anche a voi vi piacerebbe Carlos magari vedere appena rientrato ai box. Carlos una ai carriera box. Iniziare dalla F2, magari con qualche pilota emergente da far poi esordire in F1, non lo so, vedremo, vedremo. Nel frattempo Carlos si ferma, abbiamo parecchio vantaggio su di lui, vediamo se mantiene la posizione su Russell, perché erano incollati, però l'undercut infatti perde due posizioni. Clamoroso Carlos Sainz, forse dei problemi addirittura, tra i 10.000 Hamilton, nessun problema, ma semplicemente strategia del cazzo, che imbecilli. E quindi adesso Carlos si ritrova dietro le due Mercedes, pazzesco. Da fare doppietta, signori, a tirare ancora per l'ennesima volta noi avanti la carriola. Attenzione, perché stiamo per stampare un giro veloce. Siamo di fugas, giusto per sottolineare la nostra prepotenza. Eccolo, 1.7214. Questo è il miglior tempo. E let's go, voliamo verso l'ennesima vittoria. 8,4 secondi. Vai, vai, ma aumenterà il distacco, va, fidati. Signori, ci apprestiamo ad iniziare l'ultimo giro di questa noiosa gara in questa seconda metà, insomma, dopo aver superato tutti. Stiamo facendo un po' il Max Verstappen della situazione, un dominio clamoroso, signori, ma siamo diventati fortissimi noi, fortissima la nostra auto, un po' meno forte Carlos Sainz, che si è piazzato dietro le due Mercedes per colpa del team, in realtà, della strategia scelta dal team. E non riesce a superare Hamilton perché giustamente Hamilton ha il DRS di Russell e quindi per lui diventa molto difficile, se non impossibile, qui in Brasile, dove per carità c'è un mega rettilineo, ma abbiamo visto che la Mercedes velocità ce ne ha. Quindi o Hamilton esce dal DRS, cosa che ormai sembra inutile visto che è l'ultimo giro, se no davvero lo usano fuori dalla sessione così all'improvviso. Una notizia che dà del pepe inutile, però pepe in sapore alla gara. Però signori, stradominio Spyker, stradominio Tono Kid, e andiamo a vincere la nostra quinta gara consecutiva già da campioni del mondo. E Carlos non può farci assolutamente nulla. Carlos, siamo a pezzi, sì, ma soddisfatti, perché comunque portiamo a casa dei grandi punti. Hai meritato di vincere la gara. Non so se siamo campioni del mondo a livello costruttori, perché onestamente noi 26 punti, perché abbiamo fatto anche il giro veloce. Vittoria! Spero che nessuno ce lo rubi, tra l'altro. Oggi si è aggiudicato il campionato. No, ce l'avevamo già la settimana scorsa, cioè il weekend scorso. Oggi si sono comportati alla grande in una gara così difficile. Carlo Vanzini, mi dispiace ma è un po' in ritardo. Attenzione selfie con le Mercedes. Nello scorso episodio, signori, c'erano le Red Bull che hanno avuto un exploit clamoroso in Messico. Qua in Brasile invece totalmente sparite, non so, così a caso. E ci ritroviamo comunque a stappare, schizzare lo spumante, lo champagne con la coppia Mercedes. E Lewis, non ti allargare troppo però, Si stappa e si schizza, signori. Delusione Sainz, bisogna dirlo, delusione Sainz. Ma dovremmo comunque aver guadagnato qualche punto, forse. Il ragazzo d'oro aumenta il suo vantaggio nel campionato. Dopo allora, risultati weekend. Gara, Davide, chi ha guidato meglio oggi? 32 più 9 sono 41, 51 contro 46. Guadagniamo comunque punti, signori. Beh,
Che finale per un altro favoloso fine settimana. Andiamo di a vedere la classifica. Grazie complessiva perché ci vediamo la settimana prossima. Abbiamo 75 punti di vantaggio a due gare dalla fine. Ormai, signori, è quasi fatta. Credo che ci sia il primo, per forza, il primo match point, perché o è a Las Vegas o è ad Abu Dhabi. Ma a Las Vegas potremmo laurearci campioni a livello costruttori anche. Signori, questa è la situazione di classifica. 95 punti su Russell e via, signori. Andiamo avanti per la nostra strada, ce la posso fare. Obiettivo campionato costruttori. Speriamo che Sainz faccia il suo, ma noi il nostro lo stiamo facendo già da un bel po'. Let's go! Queste cose ormai inutili, visto il concludersi della stagione e della nostra carriera in F1 23. Potenziamento del personale. Adesso un bustino ce l'avrà il buon. Ha richiesto un giro nel reparto. Grazie. Sì, fate fare un giro nel... Chi è? Alonso magari. Fama della scuderia più 1000, punti risorsa meno 500. Guarda, non mi interessano i punti risorsa. La fama va benissimo, fa sempre comodo. Allora, qua guarda, autoriempimento, fai quello che vuoi. E a livello di prestazioni, signori, la Mercedes è lì, però abbiamo quel spicchiettino di vantaggio che ci permette di vincere abbastanza facilmente le gare. Potenziamento del simulatore, abbiamo altri soldi, 4 milioni, forse qualcos'altro possiamo farlo giusto per il gusto di farlo. 19 novembre, destrezza riflessi, esperienza non mi interessa, vai col centro fitness, vai. Andiamo avanti, festeggiamenti podio, una settimana dopo praticamente. Ma ok, e signori, arriviamo a Las Vegas, al nostro Spider Pork a testa in giù. Effettivamente il circuito sembra Spider Pork, chi non ha visto quell'episodio dei Simpson, che credo sia il film tra l'altro dei Simpson, mi raccomando andatelo a vedere perché è un pilastro della... Dei cartoni animati, nella storia dei cartoni animati è un pilastro. Comunque, signori, detto ciò, a parte le stronzate che sparo ad ogni video, lasciamo perdere. Motopropulsore, l'ultimo aggiornamento non arriverà mai. Cioè, arriva per l'ultima gara, ma davvero, i cerchi dei pistoni. 16 novembre. Incredibilmente, il giorno dopo la penultima gara. Vabbè, signori, è stato un piacere come sempre. Mi raccomando, lasciate un like, un commento, fatemi sapere la nostra... La vostra, madonna signori, non ce la faccio più, sono in aria. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E con Formula 1 2023, la nostra Spiker quasi campione del mondo, manca pochissimo. Ci vediamo con il prossimo video, signori, alla prossima, ciao ciao.